Con marzo entriamo finalmente nel cuore delle indagini di monitoraggio sullo stato di salute della popolazione amiatine, relativamente alla possibile esposizione geotermica. Cosa vuol dire? Abbiamo programmato un'indagine su 2.000 soggetti residenti nei comuni della Amiata Grossetana e della Amiata Senese, al quale verrà offerto un check-up gratuito di analisi del sangue e delle urine e un questionario piuttosto approfondito che andrà a diciamo, ricostruire tutti i principali ambiti, stili di vita, comportamenti di salute, salute cardiovascolare, respiratoria, con anche una spirometria, e ci permetterà di capire lo stato di salute della popolazione rispetto a, diciamo, da una parte le aree di ricaduta dell'esposizione ambientale, ma anche cercare di capire storicamente cosa è successo sulla salute degli amiatini. Questa sarà la parte importante del questionario, dove cercheremo di ricostruire nei 30 anni precedenti, per chi ovviamente ha l'età giusta per farlo, quali sono stati i principali stili di vita, l'alimentazione, la dieta, il consumo di alcol e di tabacco. Questo è veramente il momento di restituzione forte che diamo sul territorio, sulle indagini di salute, perché si passa finalmente dalle analisi ecologiche, così viene chiamato dal punto di vista scientifico, ma cioè vuol dire dai dati aggregati comunali ai dati specifici individuali. Quindi cosa facciamo noi? Campioneremo proprio secondo le distanze di residenza della persona rispetto alle centrali e cercheremo di andare a capire bene come stanno queste persone rispetto a, diciamo, un campione di controllo che verrà invece campionato in comuni piuttosto lontani. No, lontani, ma non così lontani da essere diversi per le principali caratteristiche. Sono sempre quei comuni che stanno nella cerchia dei 50 No, chilometri. coinvolgimento dei medici di base, cioè quali sono i Quali sono i vostri, punti? Allora, ecco, quali i sono punti cardine di questa i punti indagine? cardine dell'indagine sono questi. Allora, la diffusione, la campagna di pubblicizzazione la facciamo tramite incontri pubblici e non solo, i medici di medicina generale avranno la lista delle persone che sono state campionate casualmente, quindi già il medico di medicina generale avrà le prime informazioni e in ogni caso in tutti gli ambulatori troverete le locandine dello studio. Un medico anche alla persona non è stata campionata, ma che ad esempio vuole candidarsi volontariamente, darà le informazioni di come farlo. È molto semplice, già lo possiamo dire scrivendo una mail a invetta@ars.toscana.it oppure telefonando allo 055 4624 376, può facilmente candidarsi e dire di voler partecipare all'indagine. Noi prenderemo le sue caratteristiche, diciamo quindi comune, sesso, età, comune di residenza. E qualora ci sia un rifiuto, il campione che si candida volontariamente sarà la persona che per primo entrerà nel campione. Certo. Quindi questa è una Sì. delle fasi di partecipazione importanti. Quindi medici di medicina generale, le analisi verranno fatte negli ambulatori dove siano abituate le persone ad andare. Quindi facciamo l'esempio, nel comune di Biancastagnaio uno andrà all'ambulatorio di Biancastagnaio in un giorno dedicato. A questo ci penseremo noi, vi chiameremo noi di ARS e vi daremo la possibilità di scegliere il giorno in cui andare. Quindi faremo un'agenda insieme alla persona e diremo: va bene se mercoledì prossimo può andare a fare il prelevo? La persona a quel punto ci dice sì o no e noi organizziamo il prelevo di conseguenza. Quindi tutte fasi molto ben pianificate che entreranno effettivamente in funzione dalla metà di marzo in poi. Dottore, un attimino, per specificare ancora di più, uomini, donne, età, se ci può dare Perfetto, un'indicazione al certo. Il riguardo. campione è 18-70 anni. Bene, quindi il campione è 18-70 anni e grosso modo è metà uomini e metà donne, qualcosa in più delle donne per come è la conformazione demografica di questi comuni. Perché questa scelta? Perché abbiamo bisogno di persone che già hanno diciamo, una certa età.
per poter capire se hanno avuto nel passato già qualche problema di salute. E perché sulla parte invece, come posso dire, anagraficamente più giovane, ci concentreremo nei prossimi anni facendo studi più ad hoc, più approfonditi, che sono solitamente un po' più lunghi, anche perché numericamente, ovviamente, i neonati ogni anno in questi comuni non sono molti. E quindi prima di raccogliere una casistica importante dobbiamo aspettare un po' di tempo.